ritrovate in una nuova puntata di Special. In marzo è inoltrato e noi non potevamo non dedicare questo mese con una puntata tutta al femminile. Buona visione. Siamo qui nella magica atmosfera del Imperial Hotel Tramontane, uno dei più, diciamo, dei più antichi e storici alberghi della penisola, dove sia quest'anno c'è la quarta edizione dei Dei Sposi di Carolina Ciampa. Coraggiosa, piena di idee, dinamica, eclettica, e porta sempre nella nostra penisola questa immagine del matrimonio. Allora, sono molto felice perché quest'anno è in un momento particolare mondiale dove c'è un momento di disagio per tutti gli operatori. C'è stata una grande forza da parte degli espositori nel credere, nel volere questo evento con tante novità, e sono veramente fiera sia per l'accoglienza, la disponibilità, e comunque un evento che non ha, è in continua evoluzione, crescita, e contiamo l'anno prossimo sempre di dare risultati sempre più stravaganti, positivi. Ma penso che sia una manifestazione sicuramente importante per questo segmento, diciamo, che riguarda un po' in generale il turismo, il commercio, ma fatto in questa maniera sicuramente dà anche lustro a una città come Sorrento, che ha sempre fatto dell'ospitalità e del gusto una sua priorità. Quindi ben vengono manifestazioni importanti di settore, un settore importante come questo. È un'unione di commercianti onesti, leali, dove c'è l'impegno comune di promulgare la voce Sorrento nel mondo, perché veniamo da una tradizione e che cerchiamo con tutte le nostre forze di mantenere. Dove nasce l'idea appunto del Corredo e come nasce appunto la sua azienda? La Bellora è un'azienda antichissima italiana che nasce a Fagnano Lona nel 1883. Loro sono specialisti nella produzione del lino, perché così nasce l'azienda, con il lino, con le tele di lino. Tant'è vero che prima si compravano poi gli scatoli, tutte le mamme, le nonne compravano queste lenzuola per le figlie e per le nipoti, le portavano dalle ricamatrici a far preparare il lenzuolo per la prima notte per i corridi. Poi chiaramente l'azienda si è messa a passo con i tempi e ha iniziato a fare delle lenzuola già finite, quindi non devi star lì a portarli dalla ricamatrice, ma sono già pronti. Quali sono appunto i consigli che date agli sposi per un viaggio di nozze ideale e cosa chiedono appunto loro? Beh, le richieste sono varissime, cioè principalmente mare da abbinare con un po' di cultura, quindi normalmente quello che si consiglia sono viaggi in Messico, dove possono trovare sia il mare che la cultura, oppure in Oriente, o se qualcuno vuole avere solo un po' di relax, le Maldive. Diciamo, fortunatamente il mondo è enorme. Cioè, nulla si inventa, tutto si trasforma. I canoni della nonna li riportiamo comunque sopra le tavole di oggi. Anzi, dal minima sfegatato di qualche anno fa, ritorniamo un po' al lezioso, un po' al provenzale, al romantico. Ritorno al passato, come vedi, i piatti, è vero, candidi, bianchi, però le nonne utilizzavano ancora i fiorellini, le cose delicate, e sono belli. Guarda, poi comunque ti dà la percezione di freschezza, di campagna, questi prati verdi, e ora sono tornati tanto di moda. La confetteria è un'azienda milanese di cui noi abbiamo rilevato il franchising a Napoli, con un punto vendita a Napoli, e l'anno scorso apertura anche a Salerno. È un'azienda che tratta confetti, una confetteria, confetti in 34 gusti, di fattura artigianale, e confezioni ugualmente di fattura artigianali. Confezioni di livello sartoriale, scatole, tessuti. La Finalco è un'azienda di grande tradizione perché ha una vita che dura da oltre 100 anni. Nasce agli inizi del 1900 e nasce ovviamente come un'azienda che tratta materiali edili. Nell'arco di un secolo
c'è stata tutta l'evoluzione seguita con attenzione dall'azienda, e quindi infatti c'è un nostro motto che dice dal mattone al bicchiere. Poi siccome stiamo adesso in una fiera degli sposi, e quindi ecco qui vedete uno stand dove rappresenta praticamente il meglio che può ambire poi una donna praticamente, e gli sposi in effetti. Allora, la Clearco SRL è un'azienda che si occupa di distribuzione di peluche, articoli da regalo, e distribuisce in esclusiva per il territorio italiano il peluche Fitzy Moon, che ha una linea per il matrimonio e per gli sposi. Si fanno calici, portafoto, album fotografici, album per il ricordo del matrimonio, tutta una serie di articoli che possono essere un regalo non troppo impegnativo per gli sposi, per quelle persone che magari ricevono una partecipazione, e sono, diciamo, distribuiti attraverso la nostra rete di clienti, che sono circa 5.000 in tutta Italia. Michele Ditt nasce dalla mia mamma, la mia mamma Michela per l'appunto, aveva questa passione per la creazione, per l'abito da sposa, e ha iniziato nel lontano 81 in casa con un piccolo atelier dove produceva capi sartoriali fatti su misura, e da lì poi la generazione è passata a me, insomma, che proseguo, ma comunque mia madre ancora non ha lasciato il campo e non ci pensa per niente. L'azienda Cerimoda è nata circa 40 anni fa, dall'unione della signora Lucia e la signora Maria, che hanno un'esperienza quindi quarantennale, cercano di stare vicino alla sposa, trattano anche lo sposo e i genitori. Tanto è difficile accontentare le sue clienti, anche magari le più esigenti. È difficilissimo oggi più che ieri, perché ieri venivano da noi per la nostra professionalità, accettavano i consigli. Oggi sono le clienti che ci dicono esattamente cosa vogliono, e anche se sbagliando dobbiamo solo raddrizzare un attimino quando le vedi fuori strada. Il matrimonio, che per me è la base fondamentale di ogni civiltà, che si deve basare appunto anche sulla famiglia, ma su tutto che cosa c'è? C'è una magia, c'è l'amore. Dove c'è l'amore fra un uomo e una donna, lì c'è l'amore per la vita, c'è l'amore per far nascere la vita sulla terra e continuare questo cammino così, diciamo così, bello.